Ehi, ciao, io sono Giulio e visto che la prossima settimana è Natale, oggi vi consiglierò alcuni gadget tech da regalare ai vostri amici e parenti. Il primo gadget di oggi è un pulsante smart. Attraverso questo bottoncino possiamo impostare delle azioni programmate, che appunto verranno eseguite una volta premuto, tenuto premuto, cliccato due volte, eccetera. È compatibile con tantissime app, ma principalmente con gli FTTT. Se non sapete cosa sia, è molto semplice. Possiamo impostare che quando avviene un determinato evento, esegua una determinata azione. Quindi, per esempio, attraverso questo bottone possiamo impostare che quando viene premuto, accendi tutte le luci di casa, oppure, per esempio, invii un messaggio su un canale Telegram, apri la porta del garage e tantissimo altro. Insomma, con questo piccolo oggettino tondo che possiamo mettere in qualsiasi posto della casa, possiamo impostare diverse azioni che potrebbero essere molto utili nella vita di tutti i giorni. Il prossimo prodotto che vi consiglio è un oggetto 2 in 1 molto interessante. Si tratta di un portacuffie con integrato un hub USB da collegare al PC. È possibile attaccarlo sotto la nostra scrivania. Dispone di due ganci laterali dove possiamo appoggiare fino a due cuffie contemporaneamente. Inoltre ci sono anche altri piccoli spazietti dove possiamo inserire piccoli cavi, cuffiette e molto altro. La cosa più interessante però è che dispone di tre porte USB, una 3.0 e un jack delle cuffie. Dalla parte posteriore fuoriesce un cavo che appunto dovremo andare a collegare al PC per appunto dare sia alimentazione che appunto trasferire dati attraverso sia le porte che il jack. Insomma, secondo me è veramente molto comodo e anche molto carino da vedere. Se vi interessa, il link è in descrizione. Questo piccolo gadget, secondo me, è veramente fantastico. Io da piccolino avevo un piccolo MP3 dove appunto ascoltavo la musica, attaccavo le cuffiette e via. E però ormai con l'avvento degli smartphone, questi piccoli aggeggi sono praticamente spariti, perché ovviamente lo smartphone è più comodo e ha tantissime funzioni in più. Però il telefono ha un piccolissimo difetto, cioè che è un po' ingombrante. Per esempio, quando facciamo sport è difficile da tenere in tasca o al braccio. Per questo viene in aiuto questo piccolo gadget che vi consiglio oggi. È un piccolo MP3 Smart proprio adatto a questa attività. Attraverso l'app potremo caricare una o più playlist, che potremo comandare attraverso i vari pulsantini che troviamo sull'MP3. Possiamo collegarci sia cuffiette con il cavo che piccole cuffiette Bluetooth. Inoltre sul retro dispone anche di una piccola clippettina per agganciarsi ovunque. Insomma, questo gadget è veramente perfetto per qualsiasi attività. Se vi interessa, il link è in descrizione. Per tutti i videogiocatori all'ascolto, questo piccolo gadget fa proprio al caso vostro. Sto parlando di due joystick per smartphone. Attraverso questi piccoli aggeggi, che possiamo attaccare nella parte superiore del nostro smartphone, possiamo trasformare appunto il nostro telefono in un vero e proprio joystick. Quindi per quando giochiamo soprattutto a giochi di combattimento, secondo me è veramente perfetto. Non me ne intendo molto, ma secondo me possono veramente migliorare l'esperienza di gioco. Per chi non avesse una PlayStation 5 a casa, questo prodotto fa proprio per voi. Oggi mi piacciono proprio le cose 2 in 1. Infatti adesso vi consiglierò un semplice hub USB. Ha veramente tantissime porte, però ha una funzione veramente pazzesca. Cioè che è possibile trasformarlo in una dock per il computer, dove appunto possiamo appoggiare il nostro PC. Infatti attraverso dei piccoli supporti da attaccare ai lati possiamo realizzare un piccolo rialzo. Dispone di 4 USB 3.0, un HDMI, un USB-C e porte per card SD e microSD. Insomma, molto molto utile, super completo, super funzionale e molto bello da vedere. Il prossimo prodotto è un semplice organizzatore di cavi, anche se non è proprio scontato da avere in casa. Secondo me è un buon metodo per organizzare la miriade di cavi che abbiamo in casa, magari appunto a renderli più ordinati. Con queste strisce elastiche possiamo veramente inserire qualsiasi tipo di cavo, dai più grandi ai più piccoli, dai più lunghi ai più corti, insomma veramente qualsiasi tipo di cavo.
Inoltre, data la dimensione neanche troppo eccessiva, possiamo trasportarlo anche in uno zaino, per magari portare i nostri cavi anche in viaggio, senza appunto buttare tutti quei fili nello zaino che magari si rovinano. Se vi interessa, il link è in descrizione. Un altro gadget molto molto interessante sono queste chiavette 2 in 1, dove da una parte abbiamo una porta USB, mentre attraverso un piccolo slider possiamo passare alla porta USB-C. Questa cosa è molto utile per utilizzare la chiavetta sia dal PC ma magari anche sullo smartphone. Pure da utilizzare anche in PC che non dispongono tante porte senza appunto comprare un hub esterno. In descrizione vi lascio una versione con la USB-C, ma per i più antichi anche una versione con la micro USB. L'ultimissimo gadget tech che vi consiglio oggi è un piccolo autoparlante Bluetooth da tenere in macchina. Ci sono diverse funzioni in questo piccolo viva voce Bluetooth, la principale ovviamente quella di ascoltare musica in un modo molto semplice, collegandola magari con lo smartphone con il Bluetooth, invece di utilizzare la vecchia radio. Però è molto funzionale anche dal punto di vista delle chiamate. Infatti attraverso un semplice bottoncino possiamo rispondere in un modo molto semplice. E appunto attraverso gli autoparlanti possiamo parlare e rispondere. Inoltre con il tasto M possiamo anche attivare gli assistenti vocali, per magari chiedere qualche informazione o addirittura chiedere di chiamare qualcuno. Insomma, questo gadget è veramente fondamentale per trasformare la vostra auto in un'auto smart. Più o meno. Ok, e anche oggi abbiamo terminato. Fatemi sapere se regalerete uno di questi gadget a qualcuno e soprattutto qual è stato il vostro preferito. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao!